Dopo soli 6 mesi il suo ministero ha già un carattere ben preciso. L'ultima iniziativa in ordine di tempo è l'Agenda Sud, quindi un vasto piano di iniziative contro la dispersione scolastica nel Mezzogiorno. Ci può illustrare questo piano? Il tema che mi sta molto a cuore è quello di dare a tutti i ragazzi italiani uguali opportunità di successo formativo. Purtroppo i test internazionali ci segnalano un divario che è veramente inaccettabile. Da qui l'idea di un grande piano di interventi per la scuola del Mezzogiorno. Partiremo con una sperimentazione, stiamo incrementando il numero delle scuole che saranno coinvolte. Prevedevamo 150 scuole, ora saranno 210, conto di aggiungerne altre ancora. Quali saranno le linee portanti di questo ordine di interventi? Innanzitutto preciso che saranno 10 azioni mirate che passeranno da un incremento dei docenti, soprattutto in quelle materie come italiano, matematica, inglese, quindi queste scuole individuate dall'Invalsi avranno un incremento di docenti, ci sarà un allungamento del tempo scuola con il tempo pieno, ci sarà una formazione specifica per i docenti coinvolti, ci saranno delle risorse per pagare di più i docenti coinvolti nella attività di recupero extracurricolare, ci sarà il coinvolgimento delle famiglie, insomma ci sarà una linea di intervento molto articolata anche d'intesa con le regioni per valorizzare la crescita di percorsi formativi sul territorio. È una grande sfida, se avrà successo contiamo di generalizzarla sulla gran parte delle scuole del Mezzogiorno. Tutto questo sembra molto coerente anche con la nascita delle due nuove figure, quella del docente tutor e del docente orientatore. La risposta dei docenti è stata molto positiva. Ci può commentare appunto il percorso svolto finora e illustrare i prossimi passi? Ma dunque, viene in gioco la centralità della persona, la valorizzazione della persona e quindi la persona dello studente. Al centro della scuola c'è la persona dello studente. Cosa significa tutto questo? È la rivoluzione del merito, cioè la rivoluzione di una scuola che vuole valorizzare i talenti di ciascuno affinché, ancora una volta, nessuno rimanga indietro. E allora da qui l'idea della personalizzazione, di puntare sempre di più sulla personalizzazione della formazione con questo ruolo del docente tutor che ha il compito di coordinare insieme con gli altri colleghi la personalizzazione dell'istruzione, della formazione, per far sì che magari il ragazzo che ha difficoltà possa recuperare, quello che in classe si annoia possa anche accelerare, con la valorizzazione degli altri colleghi per il recupero extracurricolare, quindi sia il docente tutor sia i docenti disciplinari saranno pagati per il docente tutor per lo svolgimento delle sue funzioni ulteriori, i docenti disciplinari per quell'attività di recupero e di personalizzazione da svolgersi in attività extracurricolare. E poi c'è il docente orientatore che deve mettere in collegamento le potenzialità, i talenti del ragazzo, le abilità del ragazzo fatte conoscere alla famiglia, fatte conoscere ai genitori e ovviamente al ragazzo stesso, metterli in collegamento con il mondo che sta fuori dalla scuola, con il territorio, con il mondo delle imprese, proprio per consentire al ragazzo di fare le scelte formative più coerenti con le proprie potenzialità e più coerenti con le opportunità che il mondo della formazione, dell'istruzione e del lavoro offre. L'argomento di questi giorni è senz'altro l'esame di maturità. Si torna alla normalità dopo 3 anni difficili. I suoi messaggi verso gli studenti e i docenti sono sempre stati, insomma, di incoraggiamento. Innanzitutto è un messaggio che coinvolge più in generale la scuola, no? La scuola nel suo complesso. Dobbiamo riportare, soprattutto dopo gli anni drammatici del Covid, dobbiamo riportare la serenità nelle scuole. E allora è ovvio, iniziamo anche dall'esame di maturità, dall'esame di Stato. I ragazzi non devono perdere il sonno in queste notti,
L'esame sarà costituito dalle due tradizionali prove scritte e poi da un colloquio che non sarà un'interrogazione disciplinare, ma sarà una verifica di ciò che si è appreso, di ciò che si è soprattutto assimilato nel corso, in particolare dell'ultimo anno, per quanto riguarda i contenuti e più in generale di quanto si è appreso per quanto riguarda il metodo. Quindi sarà un confronto con una commissione che non sarà di inquisitori, ma che valorizzerà fra l'altro anche la capacità di collegamenti, la cosiddetta interdisciplinarietà. Quali sono gli ultimi provvedimenti per andare incontro alle esigenze del mondo della scuola? Abbiamo dato risposte attese da anni, in particolare in materia di carta del docente, estendendo la carta del docente a oltre 80.000 precari, in particolare ai supplenti annuali, cioè quelli con contratto sino al 31 agosto. Abbiamo trovato le risorse per la ricostruzione di carriera del precariato. Abbiamo anche qui dato una risposta agli insegnanti di religione precari, ai docenti precari di religione che da 20 anni aspettavano un provvedimento che li riguardasse, soprattutto con la possibilità di nuove forme di reclutamento. E infine abbiamo velocizzato, nell'ultimo decreto, abbiamo velocizzato le norme sui concorsi, sul reclutamento, rendendo anche più efficace la procedura.